maggio 2012, Natale 2015. A Sant'Agostino, nel Ferrarese, quest'anno, sul cratere del sisma, c'è il presepe, segno di rinascita. Il servizio di Antonio Farnè. Là dove sorgeva il municipio, crollato durante il terremoto del maggio 2012, oggi c'è un presepe. Sant'Agostino Bassa Ferrarese, uno dei centri più colpiti da quella terribile calamità naturale. Oltre ai danni ci fu anche il lutto, con un bilancio di 5 vittime. Ma dal Natale 2015 arriva un messaggio di speranza. Per la prima volta dopo il sisma, la comunità locale ha deciso di tornare a vivere questa festa in maniera normale. Nessun effetto speciale, soltanto l'albero, il presepe, qualche luminaria e soprattutto molto calore umano, un sentimento che in quei giorni strazianti di più di 3 anni fa consentì a questo territorio e alla sua gente di resistere. È un Natale di fiducia e di speranza. Dopo 3 anni abbiamo pensato di dare questo segnale alla gente, ai nostri cittadini e al territorio in generale. Siamo contenti. L'atmosfera natalizia qui nella piazza di Sant'Agostino è arricchita da un vero e proprio villaggio natalizio, 15 casette di legno che rimarranno aperte fino al 13 dicembre. E non poteva mancare un tocco di magia, garantito da un gioco di luci davvero suggestivo. Le luci, il presepe sul cratere del sisma, il villaggio di Natale, e tutto concorre a dare quei brividi che fanno sperare in una rinascita.